Salve a tutti, questa è la prima volta che faccio un video del genere, quindi spero che mi capite se mi vedete un po' impacciato, però non è facile. Niente, sono stato contattato un po' di giorni fa dalla piattaforma Temu per una collaborazione. All'inizio, sinceramente, sono stato un po' scettico, non ho preso subito la notizia con entusiasmo, però appena visti i prodotti vi posso garantire che come rapporto qualità-prezzo siamo molto alti, veramente un'ottima qualità dei prodotti, almeno per quelli che ho provato e quelli che riguardano il mio settore. Su Temu potete trovare di tutto, qualsiasi sia il vostro settore, qualsiasi sia la vostra categoria, ci sono prodotti interessanti. E come gamma di prezzi sono molto competitivi e per tutte le tasche. Altra cosa molto importante che troverete su Temu, molto accattivante, ci sono sconti, offerte e promozioni in ogni momento dell'anno. Voi che state seguendo il video, se inserite il mio codice sconto DN8348, che poi troverete anche nel video, troverete nella descrizione, con questo codice sconto avete subito diritto a un coupon del valore di 100 euro da spendere con i vostri prodotti preferiti. Per i nuovi utenti invece c'è anche la possibilità di selezionare uno dei prodotti che ho acquistato io e poterlo comprare a solo 1 euro. Partirà adesso un video dove potrete vedere rapidamente e capirlo semplicemente perché è veramente molto intuitiva, l'applicazione è fatta bene ed è semplice da utilizzare. Potete vedere come sfruttare questa opportunità. Poi, per continuare a parlare della piattaforma, posso dirvi tantissime altre cose importanti. Le spedizioni sono gratuite, il reso è gratuito, avete 90 giorni di tempo per restituire il prodotto se non vi piace, se non siete più interessati, se vi arriva danneggiato, avete 90 giorni di tempo per restituirlo ed è tutto totalmente gratuito. Anche le spedizioni. Se i tempi di spedizione vengono rispettati, avete diritto ad uno sconto fino a 5 euro in credito. Se Vi non verranno siete subito. iscritti, Conviene correre subito a farlo e sfruttare questa opportunità. Ricapitolando, l'app è di facilissimo utilizzo. Veramente facilissimo. Le spedizioni sono a zero rischi, perché siete sempre garantiti dal rimborso. La spedizione è gratuita, la spedizione è rapida. I resi sono gratuiti, come già vi ho detto, su tutti gli ordini. Avete 90 giorni di tempo, cioè 3 mesi. Come opzioni di pagamento ci sono tutte le varie tipologie di opzioni di pagamento che esistono al giorno d'oggi su tutti i vari siti, su tutte le piattaforme e sono tutte super sicure. Cosa non meno importante, come vi dicevo, il rapporto qualità-prezzo dei prodotti è interessante. Da non dimenticare poi tutta la varietà di sconti che potete trovare in tutto l'anno, tutti i periodi dell'anno. E sconti per i nuovi clienti, dedicati ai nuovi iscritti. Partendo subito da un'offerta che è dedicata ai nuovi clienti, che potrete trovare inserendo, come vi ho detto prima, il mio codice nella barra di ricerca. Io ho comprato questo trecciato. Adesso inizia la stagione della pesca d'edging, della pesca alle seppie, e ho preferito provare questo trecciato. È un 012. Sinceramente, molte volte capita che la misura dichiarata in millimetri non corrisponde al vero, quindi molte volte sono più doppi, la qualità non è interessante. Invece questo vi posso garantire che i millimetri sono rispettati, la misura è 0,12 e quello troverete, non avete sorprese. E potete prenderlo al prezzo di 1 euro. Per i nuovi clienti c'è questa occasione, solo 1 euro. Visto il periodo dell'avvicinarsi della prossima stagione della pesca della seppia, il mio ordine è stato incentrato quasi tutto su questa tipologia. Ho provato a prendere diversi edge di tutte le grammature, di vari colori, non tutti perché sarebbe impossibile perché la fantasia è tanta e ci sono molti molti tipi diversi. Ho preso sia misure da 3,5, da 3 e qualche cosina da 2,5, anche se non preferisco non utilizzarla per fare un po' di selezione e cercare di prendere qualche seppa più grande per evitare di rilasciarle, perché le piccoline dobbiamo rilasciarle per in futuro di fare qualche bella cattura.
Gli artificiali sono sempre che sono ben fatti, la tela è ben incollata, perché di solito i prodotti un po' più economici, i primi problemi sono le tele che vengono via. Questi sono sinceramente ben fatti. I cestelli lo stesso sono molto molto resistenti, e anche questo è importante, perché se il cestello non ha una determinata forza c'è il rischio che si apre l'ago e perdiamo la seppia. Oltre all'artificiale da Edge, ho preso qualche snapper di questo, molto semplice, molto efficace e robusto. Anche la taglia piccolina è molto molto robusta. L'ho legato con una lenza più doppia, perché sennò penso che non si veda nel video. Altro elemento importante sono i piombini, perché molte volte con il peso dell'Edge non si riesce a stare sul fondo, o c'è bisogno di un affondamento più rapido, quindi si tende, per aiutarci in questo processo, a inserire un piombino sotto legge. Qui ci sono varie armature. Ho preso questa scatoletta perché facilita nella scelta del piombo, anche in base alle correnti. Troviamo dal più piccolo di 3 grammi, scusate, dal più piccolo di 3 grammi fino ai 14. Si può salire anche a 20, però questa confezione era formata in questo modo. L'agganciamento è semplice, per chi non lo sa ve lo mostro rapidamente. Dopo aver inserito l'edge in questo modo qui, io vado ad inserire il piombino, un po' di difficoltà. Ok, ed ecco qui, niente di complicato. L'edge lavorerà sempre in questo modo. E come vi dicevo, aiuta in momenti anche con un po' più di corrente a far scendere meglio e restare l'artificiale sul fondo, perché va questo tipo di artificiale lavora sul fondo. Per quanto riguarda le colorazioni, potete sbizzarrirvi. La pesca edging è un tipo di pesca in cui va sempre cambiato il colore, perché può darsi che ci troviamo in zone di cattura, però la seppia con quel determinato colore non cambia, non mangia, non si allama, quindi bisogna sempre cambiare. La regola orientativamente dice che con acqua chiara, cioè di giorno con il sole, si dovrebbero preferire colori chiari, mentre che in assenza di luce, con meno luce, colori più scuri. Però io la penso un po' diversamente, bisogna provare con tutto, perché gli animali sono particolari, possiamo aspettarci veramente di tutto e sorprese, sono imprevedibili. Questi sono i colori che ho preferito scegliere in quest'ordine, anche in base a quello che già avevo nell'attrezzatura da pesca. Però veramente potete sbizzarrirvi, perché ce n'è di ogni tipo, ogni colore, delle varie dimensioni. Un altro prodotto che ho inserito nell'ordine è stata questa cassettina, ne ho prese due di differente colore, una in giallo e una arancione, lo stesso identico prodotto. Molto comode per la pesca allo spinning, soprattutto perché hanno la possibilità di inserire l'artificiale su tutti e due i lati, ben separati. Nella descrizione potete vedere le misure, poi vi lascio il link. Queste sono le dimensioni. Però, se non sbaglio, c'è anche la dimensione più piccola. Andate a controllare, vedete, è un prodotto interessante, fatto bene, resistente, non si rompe per nessun motivo. E cosa che non manca mai nella pesca, la forbicina. Ne ho prese altre due perché è uno di quei prodotti che perdo molto facilmente, quindi preferisco sempre averne qualcuno in più. Lo stesso, sono ben fatte, il prezzo è veramente ridicolo, ragazzi, veramente. Ripeto, un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Prodotto valido, di qualità, resistente, non è una forbicetta che si tira con le mani, è ben fatta. E niente, siamo arrivati ai saluti, spero che il video sia stato interessante. Ripeto, è stato il mio primo video, quindi non so se ho fatto una bella figura, però ci ho provato, ho cercato di illustrarvi questa possibilità di fare buoni acquisti spendendo veramente il giusto.
questi di qualità a prezzi accessibili a tutti. Tutto qui, vi ringrazio se mi avete seguito e spero che siete rimasti contenti. Un saluto a tutti.